guerra, è guerra questa. Eri partito, lo oh. Sapevo, iaiai. Ti sei fatto male? Mi sono fatto male, ma non fa niente. Grazie di tutto, chef. Grazie di tutto. Scusami. Di cosa? Bravo. Grazie bravo, di tutto. Bravo. Scusa. Bravo. Anche se vado via, non importa. Bravo. Non importa. No, sei non stato non molto importa. Bravo. Non mi fate finta sì da queste cose. No, certo di no. Perché io ho tanti sogni. Ogni volta che ho provato a realizzarne uno, è andata sempre male. Che matto, dai, calmati. Ho portato danni con i miei amici, con la mia ragazza, alla mia famiglia. Li ho delusi. Vorrei regalargli una gioia anche a loro. Tranquillo, hai fatto delle cose stupende. Grazie. Sì. Dai, sì. Che ci siamo, via. I cuochi sì, anche sì, se sì. Cadono. È il momento degli assaggi e i giudici iniziano da Andrea, che potendo scegliere quale piatto cucinare tra i due più cari alla chef Annie, ha preferito i pici. Miseria. E nobiltà. Per me questa pasta è fatta come nel passato, è davvero molto semplice in effetti, ancora più semplice di quelli che erano semplici nel passato. Porca vacca. Adesso passiamo a Giuseppe. Tra povertà e tradizione c'è ricchezza e innovazione. Devo dire subito che i germogli di soia mi fanno pensare al Giappone. Ma anche il gambero crudo mi fa pensare al Giappone. Questa salsa verde è una vellutata non vellutata di insalata riccia. È molto gradevole, ma direi anche lontano dai picci come ho spiegato. Siccome sono molto attaccata alla cucina italiana, sono sorpresa. Comunque adesso sentiamo un pochino Mauro. Io prima di tutto vorrei dirti una cosa che non mi è piaciuto. Certo, chef. Come hai trattato il pane? Oh. Un cuoco rispetta i prodotti e rispetta i lavori degli altri. Avete ragione, chef, pienamente ragione, mi scuso davanti a tutti quanti, umilmente. Bene. Allora. È un attimo incazzato, padre. Giusto un zic. Ha ragione. Hai messo la salvia? Certo, chef. Mi piace.